abbraccio c'è una ferita che si chiude, la storia che si riconcilia, una luce su una delle pagine più buie della Resistenza. Due donne, 73 anni dopo l'orrore, la figlia del carnefice, il partigiano comunista Giuseppe Corghi, e la sorella della vittima, Rolando Rivi, seminarista trucidato a 14 anni. Ognuno ha un compito nella vita, una missione. La mia era far ritrovare la pace a mio padre e tentare di riconciliare i nostri cuori. Chiede perdono per le colpe del padre, la signora Corghi. Lo fa dalla chiesetta di Castellarano, proprio lì dove sono conservate le spoglie di Rolando Rivi. Era un ragazzino, indossava l'abito talare quel giorno di aprile del 45. Per questo i partigiani comunisti lo portarono in un bosco, lo presero a frustate e lo uccisero con due colpi di rivoltella dopo tre giorni di torture. Per questo la Chiesa lo ha beatificato, un martire eroico, testimone del Vangelo, secondo Papa Francesco. E lui, poverino, ha sofferto molto. So che lui, 14 anni, ha fatto furare la buca, lui, eh? Lo costrinsero a scavarsi la fossa. Rolando Rivi fu uno delle decine di sacerdoti massacrati dai partigiani fra Bologna, Modena e Reggio Emilia, il Triangolo Rosso. Gli assassini di Rolando Rivi furono condannati a più di 20 anni di carcere, ne scontarono 6, poi l'amnistia li rimise in libertà. Questa giornata è una giornata particolare, una giornata di perdono. Un perdono offerto, ma anche un perdono donato.